Buongiorno, benvenuti in un nuovissimo video. Oggi un nuovissimo prodotto della Cecotec Rocking Grill Smart, questa fantastica griglia. Configura automaticamente il tempo e la temperatura in base alla modalità e punto di cottura. Come vedete qua ci sono dei disegnini dove per esempio ti dice la carne, la salsiccia, pesce, panino, hamburger, eccetera. Qua si accende e si spegne. Tasto della temperatura meno e più per aumentare o abbassare. Il rivestimento di questa piastra è fuori, ovviamente acciaio inox, e dentro, quindi qua si apre, e dentro abbiamo questa piastra appunto in pietra con massima antiaderenza e pulizia. Grande potenza e una cottura perfetta e uniforme grazie appunto alle ampie, diciamo appunto, pietre che lei ha, e ha una cosa molto particolare: sfrutta al massimo la superficie di cottura. Cosa significa? Qui di lato abbiamo, vedete che sta su? Qui abbiamo un bottone che se tu lo schiacci diventa appunto una piastra. Quindi si apre, si estende e voi potete grigliare veramente in tantissimo spazio. Qua abbiamo i nostri toast e la nostra carne. E adesso vi faccio vedere anche un'altra cosa che secondo me è bellissima. Allora, il suo piano di cottura, una volta aperto, è di 28,5 x 22,5 cm, quindi veramente veramente grandissima. Il vassoio che sta da questo lato, adesso vi faccio vedere, serve per andare a raccogliere tutti i grassi. È facile da togliere e guardate, vedete? E poi pulite, lavate e rimettete. Come dicevo poco fa, qui abbiamo meno e più che serve per andare ad aumentare la temperatura che va da 150 a 230 gradi e secondo me è veramente tantissimo. Un'altra cosa bellissima della piastra è che le piastre sono estraibili. Si schiaccia questo bottone qui, si tira fuori, si lavano in lavastoviglie perché non si rovinano, sono in acciaio inox. Come vedete, si pulisce anche qui ed è facile da mettere prima così e poi un clic. Stessa cosa per questa qui sotto. Vedete, si toglie e si lavano in lavastoviglie. Un'altra cosa che vi dicevo poco fa è questa cosa qua, che si chiude per essere trasportata, ma questo serve anche per andare a regolare, vedete qua questi dentini, andare a regolare lo sportellino. Quindi se io non voglio chiudere tutta la piastra, ma voglio lasciarla un po' aperta perché magari c'è qualche pietanza che ha bisogno di caloria, però non direttamente a contatto con la piastra, allora vado a regolare questa parte, vedete? Posso regolarla fino a tenerla anche un pochino aperta. E questa cosa secondo me è utilissima. Quindi, che dire, io oggi andrò a provare questa piastra con della carne, quindi andrò a grigliare, userò la modalità appunto aperta al libro, come dico io, e poi andiamo a vedere insieme il risultato finale. Allora, eccoci qua. Qua, come vedete, abbiamo la piastra attaccata alla corrente. Qua si accende e si spegne, ovviamente, vedete? E come vedete lei sta salendo già di temperatura. Arrivata alla temperatura di 200 gradi, voi potete andare a scegliere la vostra tipologia di carne da preparare, o panino o pesce, quello che è, dentro la griglia. Quindi aspettiamo che arrivi a temperatura e vi faccio vedere come funziona. Una cosa molto importante che non ho detto prima: i watt di questa piastra sono 2000. Avete capito bene? Abbiamo 2000 watt. Perfetta, perché veramente sono tanti. E per un prezzo così, quindi qualità-prezzo, è super, super, super approvata. E ancora dobbiamo andarla a provare. Dobbiamo fare la prova del 9, però già come materiale, come tecnologia, ecco, che ha la Cecotec, già mi piace tantissimo, si presenta molto molto bene. Quindi adesso andiamo a selezionare la nostra bistecca e vedete che sta praticamente lampeggiando l'opzione di piano, medio e forte, come vedete. Poi voi ovviamente in base a come lo volete andate a aumentare o diminuire.
Qui parte il timer, perché sì, è dotato anche di timer, quindi voi mettete la vostra bistecca, date il via e lui andrà così. Come vedete, anche se poi schiacciate dopo, una volta partito il timer, non si modifica niente. Se volete ovviamente cambiarlo, spegnete, riaccendete e andate a selezionare, selezionare la modalità. Per esempio salsiccia, qua lampeggerà la, appunto, basso, medio e alto. Io metto alto perché lo voglio ben caldo e poi si azionerà il vostro timer. Una cosa che volevo dire è che quando il timer scade emetterà 3 beep, quindi se voi siete di là sentirete anche che la vostra griglia vi chiama e vi dice: oh, è pronto! Ok. Volevo anche dire una cosa riguardo il libretto delle istruzioni, che qua vi dà dei consigli, diciamo così: bistecca, salsiccia, pesce, sandwich e hamburger. Vi dice le temperature da utilizzare, se volete una media, cottura media o alta, e quindi andate a mettere i minuti, ovviamente con più e meno, come sempre qua, e andate a mettere i minuti che voi volete, appunto, la cottura della vostra carne. Questo è quanto, adesso andiamo a vedere la prova del 9. E voilà, guardate che bellezza, pronta in pochissimi minuti. Buon appetito e, come dice a casa di Apicio, piatto pulito.